Uno dei momenti più importanti quando si tratta di riconquista dell'ex è quel momento dove in qualche modo si interrompe un silenzio portato avanti per un po' di tempo e gradualmente cominciamo a risentirci, a rivederci, a ri bla 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 con la propria ex. Alcune persone sono talmente tanto addentrate, no, in alcune dinamiche che perdono un po' di vista quello che è l'obiettivo, cioè quello del godersi anche un po' il processo. E mi arriva un po' questa domanda: Teo, sembra che le cose vadano bene, però sai, ho timore di arrivare nella friend zone, ho timore che, cazzo, lei è troppo ben disposta, ma in realtà dovrebbe in qualche modo, no, essere un po' più trattenuta. Cosa succede? Come facciamo? Bla 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 bla. Ed ecco che questo video serve a risponderti e a darti, a fornirti sicuramente un po' di conoscenza legata a questo aspetto, quindi rimani agganciato. Intanto, se non mi conosci, io sono Teo e aiuto gli uomini come te nel loro difficile percorso di riconquista. Se sei interessato a questi contenuti e vuoi rimanere aggiornato, ti invito ad iscriverti su questo canale e ad attivare le notifiche, mi raccomando. Inoltre, se vuoi più informazioni, più materiale, guarda giù in descrizione perché troverai un sacco di roba che ti può sicuramente aiutare. Dicevamo, le cose sembrano andare bene e ho paura di fare quello che arriva ad essere considerato solo un amico. Max Pezzali diceva: la regola dell'amico non funziona mai. Ed è vero per certi versi che se tu ti prospetti in chiave di amicizia e lei anche, insomma, uscire da quell'etichetta diventa un po' una problematica. Però ti voglio, in questo caso, in questo video, ti voglio dare una sfaccettatura che ti può aiutare. Cioè, se non è stato esplicitamente nominata la parola amicizia, quindi se non c'è stata esplicitamente tirata fuori questa dinamica, questo concetto, ecco che allora, in un certo qual modo, potresti anche non preoccupartene. Perché ti dico questo? Perché non vorrei mai che la paura che tu hai che questo accada vada a generare implicitamente dentro di te tutta una serie di comportamenti che finiranno per generare quella realtà. Perché noi dobbiamo tenere in considerazione questa sfaccettatura un po' filosofica, passamela, lo sai che io sono molto concreto, però oggi voglio essere un po' Dalai Lama, no? Un po' una asceta, mettiamola così. Le possibilità ci sono sempre e comunque, l'esistenza è piena di possibilità, piena di opportunità. Siamo noi che dobbiamo essere predisposti quantomeno a vederle, e solitamente il mondo, l'universo, Dio, chi per esso, insomma, ci fornisce e ci dà tutta una serie di cose, di situazioni che in qualche modo confermano quelle che sono le robe che noi ci portiamo dentro, quelle che sono le predisposizioni che noi abbiamo. Quindi se io agisco con il timore di andare in friend zone, probabilmente andrò ad applicare, a mettere in pratica dei comportamenti che genereranno quel tipo di risposta nei miei confronti. Oggi quindi ti voglio condividere questa cosa perché è davvero importante che tu la capisca. Se tu invece ti proietti a questa cosa come quando tu parti per un viaggio. Tutti noi abbiamo fatto una vacanza, spero anche bella, ok? Quando a me capita di partire per un viaggio, al di là di tutto quello che potrebbe essere l'organismo, io non sono una persona che iperorganizza ogni istante di ogni momento, anzi, io parto veramente, vediamo che cosa il mondo ha da offrire in chiave di esperienze. Ogni volta che parto per un viaggio, quindi, ho questa meraviglia e questo tanto anelato senso di curiosità nel capire che cosa succederà, nel vedere, nel scoprire, mi troverò lì piuttosto che là, chissà quali persone incontrerò. Quindi ho questa attitudine aperta all'ignoto, allo sconosciuto. Non mi faccio problemi nel dire se succede questo allora quest'altro, ah ma se dico questo le potrebbe, no, cioè vado con l'attitudine esplorativa, ok? Ed è un po' questa l'attitudine che ti voglio trasmettere in questo video. Non ti fare problemi, ma se sono troppo così allora no, perché sai, lei è troppo cos'ha, e quindi, cioè, fino a quando non emerge un po' la cosa del sai io e te che cosa siamo, ok, detta in maniera più o meno diretta in questa formula o in un'altra, non ci interessa oggi saperlo, ma fino a quando tu sei lì, sei in partita,
stai giocando e stai giocando bene e c'è condivisione, c'è emozione, c'è immagini, c'è situazioni che si creano, c'è questa sorta di legame che si sta in qualche modo risaldando, cazzo, non lasciare che le cose caschino così, ok? Cioè non lasciare che vadano giù perché magari hai timore di... Perché le persone che poi hanno timore di finire nella friendzone, che cosa fanno? Si frenano. Vanno magari un po' più trattenute, vanno magari un po' più... E invece, posto che hai fatto una sana e buona riabilitazione emotiva, dovresti sentirti sciolto, no? Dovresti sentirti acqua, formless, come direbbe Jackie Chan. Era Jackie Chan o chi è? No, era Bruce Lee. Sì, shapeless, non formless, shapeless. Quindi... Il punto è massima apertura, attitudine esplorativa, sto per fare un viaggio abbastanza incognito ma so che a qualche livello sarà eccitante, ok? Ho un altro canale YouTube dove pubblico ogni tanto qualche mia uscita in moto, dove in un'uscita in particolare quest'estate, in Croazia, in mezzo al nulla, ho forato, ero con un amico e ho le camere d'aria e ho la moto ferma sotto un cielo di pioggia e se tu vai a vedere questo video, se vai a cercare Teo Savin, se vedi una moto, insomma, so io, Teo, mi pare Teo on his bike. Cioè, io in quel momento con sto mio amico, noi ci ridevamo su. Cioè, ero lì che lui da una parte, io dall'altra, che stavamo cercando di stallonare lo pneumatico della moto sotto la pioggia che veniva e senza rete telefonica, senza assistenza da parte di nessuno, fondamentalmente in un paese che non conoscevamo, con una lingua che non conoscevamo, e io sono scoppiato a ridere a un certo punto. Perché? Perché faceva parte dell'avventura. Vivitela così, ok? Spero di averti trasmesso questa sana attitudine, sana volontà di fare esperienza e non ti trattenere. Ovviamente un attimo sì col cervello, ripeto, posto che la riabilitazione emotiva sia stata fatta bene, perché se non è stata fatta o è stata fatta male, probabilmente in quel caso magari, insomma, dentro di te succedono tante altre cose, ok? Quindi mi raccomando, ricordati di iscriverti al canale e vai a vedere questo video, è molto interessante, e noi ci vediamo alla prossima e mi raccomando, non fare cazzate. A presto.